Ravenna ha intitolato un'area verde ampia e situata in una zona di recente urbanizzazione al medico Carlo Urbani, un medico che ha portato la propria pratica missionaria di medico in paesi come Cambogia, Vietnam, Filippine, Africa e molti altri. Una missione che lo ha ucciso il 29 marzo del 2003, non ancora cinquantenne, poco dopo aver scoperto la malattia della SARS, della quale è rimasto vittima. Il parco è all'interno della circolazione seconda, che è una parte della città, e una zona di recente urbanizzazione, infatti 5, 6, 7 anni di vita questa urbanizzazione. Questo è un grande parco, è un parco di circa 5.000 metri quadrati e la sua funzione non è solo quella di essere parco di questa zona, ma si collegherà nel corso del tempo al grande parco Barogno che nascerà nella parte opposta di via Pertini. Per cui siamo in una zona molto importante, secondo me anche molto bella, un parco che è riuscito bene, viene tenuto anche in maniera... Qui ci si fanno diverse attività per i bambini e anche footing, corsa, corsetta per gli adulti, per cui ha diverse funzioni. L'intitolazione significa sottolineare la figura di Carlo, sottolineandola non in quanto medico che si è sacrificato, che ha dato se stesso per dedicarsi ai più deboli, soprattutto dal punto di vista clinico, ma anche medico che ha lasciato dei valori da coltivare. E secondo me l'intitolazione di questo parco, di scuole o di altri ambienti significa un volere sottolineare quei valori che erano, che sono e che mi auguro siano i valori che i giovani vogliono intraprendere.